Buongiorno a tutti, oggi andiamo a parlare di dialoghi, che è un aspetto tutto sommato non così semplice della scrittura. Eppure è così importante far sentire la voce dei personaggi all'interno di un testo. Il dialogo è proprio un far parlare i personaggi, far sentire la loro voce. Certo, non è così semplice perché noi tendiamo spesso a scrivere nello stesso modo in cui parliamo. Quindi a riportare la voce di un personaggio con lo stesso registro che lui utilizza, che noi utilizzeremmo per parlare. In realtà il registro che è bene utilizzare quando si scrive è un pochettino diverso rispetto a quello che si usa per parlare normalmente. È un registro molto più musicale, si cerca di far suonare le parole di un personaggio in maniera più armonica. Un po' come nei fumetti, no? Nei fumetti le parole di un personaggio, i suoi pensieri, le sue espressioni sono il punto chiave, sono l'unico modo in cui questo personaggio può comunicare. Ma certo dobbiamo ricordarci di seguire alcune regole che non si seguono nel fumetto ma che si devono seguire nei testi scritti, soprattutto nei testi narrativi. Innanzitutto l'uso delle virgolette. Dobbiamo ricordarci che le virgolette, che possono essere quelle mostrate come le virgolette alte, stanno sempre all'inizio e alla fine di un discorso diretto. Al loro interno si inizia sempre con la maiuscola e alla fine si mette il punto e si va sempre a capo. Proviamoci subito e lasciandoci con questo esercizio. Il nostro protagonista è un ragazzo di 22 anni, sta guidando la sua auto ed è un po' distratto. Infatti ad un incrocio immancabilmente tampona l'auto davanti a sé. Nessuno per fortuna si fa male. Dall'altra automobile scende una donna a circa 40 anni. I due naturalmente iniziano a parlare. Puntini, puntini. Adesso tocca a voi. Dovrete riportare un dialogo, cercate di renderlo bello corposo, anche andando a parlare di cose che non c'entrano niente. Magari dal questo incidente inizia una chiacchierata che porta poi a scoprire delle cose in comune, degli aspetti interessanti vicendevolmente, e quindi a sviluppare un vero e proprio dialogo tra i due. Buon lavoro!